E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. E quest'oggi si parla di un film che ha vinto l'Oscar. Chi mi segue sa che a me degli Oscar non me ne frega un cazzo, anche perché se pensate che gli Oscar siano veramente dati in base ai film, beh, allora non capite una sega di cinema. E per di più, neanche io capisco una sega di cinema. Comunque, vi piace il mio sfondo? È nuovo. Andando avanti, sto parlando di The Whale. Attenzione, attenzione, non voglio assolutamente demolire questo film, che comunque per me è un bel film. Però voglio parlare del fatto che, di quello che penso a livello di film e anche del perché ha vinto l'Oscar. Tant'è che infatti, bello sfondo, vi piace? Nuovo, eh? Comunque, tant'è che infatti oggi farò un un intro, diciamo, in cui prima vi parlo della breve storia, non tanto breve per lui, di Brendan Fraser, che è l'attore che ha fatto The Whale, che ha vinto l'Oscar come miglior attore. E infatti ci sta. Perché? Perché comunque lui è stato bravissimo. Anzi, vi consiglio di vederlo in originale, anche se io sono un doppiatore, perché secondo me questa volta non è stato reso proprio per niente. Mi dispiace dirlo. Comunque, andando avanti, la breve storia, e non tanto breve, visto che sono più di 10 anni che non era sullo schermo, o perlomeno faceva solamente piccole cazzatine il nostro Brendan, è data dal fatto che, da quello che ho capito, lui ha avuto un incidente, che si è fatto male, dove si è fatto male alla schiena, e è rimasto seduto, anche sulla sedia a rotelle per un po', per tanto tanto tempo. Quindi si è depresso, e per di più è ingrassato da morire. Attenzione, non è che ha fatto The Whale perché è ingrassato, ci arriviamo dopo. Comunque, oltre questo, per di più era stato anche abusato da uno dei produttori del Golden Globe. E molti gli hanno detto: ah, coglione di merda, tu sei alto 1,90, come fai a farti stuprare da un vecchio? Questo è quello che gli hanno detto invece di aiutarlo, perché poverino, lui mica è una persona, è un coglione. Cioè, giusto? No? Che pezzi di merda. E a me quello che ha dato fastidio, che ho detto anche su TikTok, è che lui sia rientrato in questo mondo. Cioè, ha detto: io non vado al Golden Globe perché mica sono un ipocrita, che schifo, perché l'hanno invitato anche lì, visto quello che è successo. Però è andato agli Oscar, che comunque, nel frattempo, non se lo sono cacato di pezza. Cioè, ti hanno sempre lasciato morire. Non gliene è sbattuto nulla di te fino adesso. Ed è questo quello che voglio dire. L'Oscar non è stato dato a lui per la sua eccezionale performance attoriale, ma è stato dato perché dovevano per forza dargli il contentino, perché è tornato e è venuto fuori questa cosa che ha fatto scalpore. È palese questa cosa. Dai ragazzi, per di più parliamo del fatto che questo film secondo me non è da Oscar, e anche del fatto che comunque il regista è stato veramente un pezzo di merda secondo me. Cioè, è stato tipo: ehi Brendan, o Brendan, non so se è N-O-M, ho notato che finalmente ti sei ripreso, wow, minchia, hai perso un sacco di chili, perché non vieni a fare un film con me dove devi interpretare un ciccione di 300 chili? Così dovrai ringrassare e starai di nuovo di merda. E questo è quello che gli hanno fatto fare. Ok, comunque lui ha accettato, non sono nessuno per dire questa cosa, però a me fa ridere, io lo dico. Andiamo avanti, basta con questo prequel torpiloquio sul fatto di quanto Brendan avesse il culo chiacchierato o grande, e andiamo sul fatto della trama, personaggi e obiettivi. Allora, ammetto che io per un pelino di film mi sono addormentato. E a me non succede mai. Ero particolarmente stanco quando l'ho visto, però comunque l'ho visto. E posso dire che... Allora, trama. La trama parla di questo... non so come dire. Vabbè, comunque... di questa persona che soffre di una notevole obesità e quindi pesa 300 kg. In tutto questo lui sta a casa e... niente, aspetta la morte.
Perché tempo prima il suo compagno, perché è anche gay, è morto, suicidato, si è suicidato, dopo che era caduto in un'anoressia, ok? Quindi, cioè, tipo gli opposti, ha detto, ah sì, allora io, pam, va bene. E la trama parlerà di come lui comunque cerca di... Cioè, è tutto un film di farti vedere quanto lui sia miserabile. Te lo dico, cioè, tu spettatore. Se vuoi vederti un film strappalacrime dove dire... Questo viene proprio annichilito, blastato per tutto il film, è questo. Fino alla fine, che comunque... Vabbè, si capisce fin dall'inizio, perché comunque lui rifiuta le cure, morirà, ok? E quindi è quasi, anzi, un, come posso dire, una musica di morte che lo accompagna alla fine, piena di insulti verso il suo orientamento sessuale, verso il suo peso. Però, vabbè, comunque è... Per me è stato un film comunque portato a termine. No, devo dire, ci sta. Ci sta. La trama è più o meno questa. I personaggi, vabbè, sono lui, la tizia di cui se ne prende cura, l'ex moglie, perché prima di quel compagno lui stava con una tizia e ha fatto una figlia, la figlia, e poi questo ragazzo, che c'entra una sega, che niente, fa tipo finta di essere un testimone di Geova, per capirci, e prova a convertirlo al cristianesimo, fino a che poi non se ne va. Vabbè, comunque il tutto è farti, cioè l'obiettivo del film è farti vedere come una persona di 300 kg sta una merda, quello che passa, quello che deve sorbire e basta. E io devo dire, ecco, per fortuna che l'Oscar è stato dato come performance attoriale, perché lui è stato veramente bravissimo. I personaggi secondari non mi sono piaciuti per niente, mi hanno fatto veramente cacare. Hanno veramente un ruolo misero, tranne forse la figlia, perché ci sono, ma non hanno un chissà che di senso. E boh, cioè, io la trama non so se ho detto comunque il voto. Per me la trama è un 7. I personaggi, visto che comunque c'è lui, un 8. Però come obiettivo, io non riesco a capire che altro obiettivo c'è dietro questo film, se non il prendere un pezzo di vita, perché comunque l'ha passata questa cosa a Brendan, un pezzo di vita di Brendan Fraser, metterlo su un film, sfruttare questa cosa, cavalcare l'onda del fatto che lui si stia riprendendo anche a livello economico e di fama, e portare quindi una storia che lui per forza deve fare bene. Perché? Perché l'ha passata. Perché è quello che ha passato anche lui. E a me questa cosa... Devo dire, ci sta a livello di registico, a livello di film. È fatto bene, cazzo, perché tu per davvero è quasi autobiografico. Vabbè, comunque è quasi biografico. Tu vedi Brendan che soffre in questo film. Non vedi il personaggio. Perché, ripeto, è quello che ha passato. E allo stesso tempo è bello, perché a livello cinematografico è una cosa epocale, secondo me, perché solo pochi film hanno questa cosa. Però a livello umano è una merda, perché cioè tu hai fatto praticamente rivivere quello che ha vissuto per 10 anni a un povero Cristo che si è appena ripreso. Tant'è che infatti, se vedete gli Oscar, cioè si vede un cane bastonato che va a prendersi quella statuetta. Cioè, che cosa hai fatto per quella statuetta? Hai veramente dato tutto. Complimenti, ma allo stesso tempo mi dispiace, perché non hai dato tutto a livello di impegno, hai dato tutto a livello di dolore. E si vede.
Quindi come obiettivo 10, assolutamente. Però, cazzo, è una cosa veramente al limite dell'umano, secondo me. Devo dire. Quindi abbiamo detto 10, 8, 7. 8, 8 ci sta. Però, comunque, non lo so, secondo me è stato acclamato un po' troppo e forse si dovrebbe dare un po' più di, come posso dire, di riposo a questo povero Cristo. Vabbè, comunque ci vediamo al prossimo video dove farò il doppiaggio di The Whale. A venerdì.